Ciao a tutti, questo è è Jason e insieme andremo a vedere quello che praticamente facciamo tutti i giorni, cioè la pappa ai cani della zona industriale. Quest'oggi c'è il nostro assistente, aiutante, volontario, come volete chiamavo, Carmine, e ho detto a lui di fare un po' questo giro. Lui è un altro aiutante e adesso vi facciamo vedere dove sono stati spostati i cani della zona industriale, i famosi cani della zona PIP. Allora, oggi io faccio le famose riprese, però ne faremo altre fatte per bene. Ecco qua, mi sto avvicinando ai famosi capannoni dove per fortuna non ci sono lavori in corso e qui sono al riparo. Ehi, fate bella figura. Ecco, qui stanno mangiando tutti i cani. Lui è Carmine. Saluta Carmine. Ciao. Ecco. Ehi. E loro stanno mangiando. Lui è tornato. Vero, Pepe? Tricolore? La piccola scheggia? Scheggia! Ciao, zia. Questa è una nuova che ieri se la stavano mangiando. Ciao! Che getta! Lui è il capo supremo! Rick! È vero Rick? Lui è il capo supremo! Il capo branco famoso! Maggie! Lei è la First Lady. Lana, ehi! Il colore. Tu mi fai da scorta? Ecco, all'appello ne mancano tanti, tanti che non vediamo da giorni. Ma ci sono anche dei cani nuovi. Tipo questo qua marroncino. Lei è tornata, più affamata di prima. Ci sono molti. Lui è nuovo. Questo nero qua, grosso, che sta guardando. È nuovo. Lui è il segretario. Salve segretario. Mordicchio. Vedete quanti ce ne sono, ma ne mancano tanti e tanti altri. Guardateli. I famosi cani della zona. Rick! Smettila! Allora, noi tenteremo di salvarli tutti con il progetto e con gli aiuti della Panini. Ciao Red! Ciao Red, quanto sei bello Red. Cercheremo di portarceli tutti via prima che spariscono anche questi. Che è molto facile. Ma che stai facendo? Stai chiedendo adozione? Red è uno dei primi cani di questa zona, della zona industriale, sfrattato dall'altra struttura. Ecco qui hanno le loro ciotole dell'acqua, ragazzi, e ormai li chiamo ragazzi. Qui ci sono croccantini, anche carne cotta, pasta. No, smettila, non va bene così.
tutto quello che riusciamo a racimolare. Ciao! Ciao, tricolore! Che è già? Che c'è? Tutto quello che riusciamo ad avere. Scheggia, vieni. Adesso vi faccio, questa è una delle strutture. Scheggia, mi accompagni? Andiamo? Vieni? Questa è una delle strutture dove loro sono, diciamo, al sicuro. Ma ce n'è anche un'altra. Ed è vicina a quella. Che stai facendo? Stai nuotando nei croccantini. Stai sguazzando nei croccantini. Questa è l'altra struttura dove anche altri volontari vengono qui per portare cibo e acqua, dove noi ovviamente abbiamo detto se è possibile portarli qui per non creare disagi davanti alle aziende. Hanno portato anche due materassi, un po' di tappetini, vabbè, loro hanno sbrandellato altri materassi precedenti, però qui insomma fate vedere i materassi quando sono comodi. Ecco, sono comodi i materassi, vero Maggie? Ok, va bene, possiamo fare una pubblicità del materasso comodo. Che dici? Che dici? Sono comodi i materassi? Vabbè, i materassi li abbiamo visti. Qui praticamente qualche deficiente, limitiamoci a dire deficiente, avrà bruciacchiato qualcosa. Qui. E questo è l'altra ciotolona dove hanno praticamente divorato i croccantini. E lì c'è un'altra bacinella d'acqua. Come potete vedere, qui vengono anche altri animali, come i cavalli. Ce ne accorgiamo subito, chissà come facciamo. Che c'è? Che c'è? Mi accompagni in questo viaggio? E poi, uscendo di qua... Miele. Ciao Miele! Miele, il cane che era stato investito, se ve lo ricordate. Ciao Miele! In quelle campagne laggiù, molte volte questi nostri cani si nascondono. Infatti, giù in fondo, mi pare di vedere qualche altro cagnolino. Eccola, vedi. E scappano quando ci sono dei maltrattamenti in corso. Qualcun altro si nasconde in quella casetta laggiù e altri scompaiono proprio tra le campagne e li vediamo dopo varie settimane oppure non tornano più. Infatti all'appello ne mancano veramente tanti. Grey! Quelli sono Grey e Miele. No, dammi che poi vengono le immagini mosse a zia. Dai. Ah! Smettetela. Ecco il capo. Questi aschi. Ciao Aski! Facciamo vedere i vostri nasi, i vostri nasi, i vostri nasi, i vostri nasi. Il naso grande. I nasi nasi. I nasi nasi. Quella è Dora.
Dora, quella che sta abbaiando laggiù. Che in vista di situazioni strane abbaiano e corrono tutti. Ecco, boss, ce va. Ce va. Hanno visto qualche situazione poco chiara. Ecco, come potete vedere qui, fra non molto, non sappiamo quando, speriamo sempre il più lontano possibile, faranno anche dei lavori. Miele? Noi speriamo sempre il più lontano possibile. Ecco, adesso vi faccio fare un giretto. Qua ci sono altre, ci sono altri croccantini. Scheggetta. Piazziamo un po' cibo ovunque perché comunque loro ne sono tanti e non vanno sempre d'accordo. Altra ciotola di cibo. Questo è un cucciolotto nuovo. Ciao cucciolotto nuovo. Che è ancora da battezzare i cani nuovi.